direi che la Sicilia innanzitutto paga lo scotto, come tanta parte del mezzogiorno del nostro paese, degli investimenti non fatti, dalle imprese, degli investimenti non fatti dal pubblico, e quindi un'idea che è tutta sempre concentrata solo sulle regole del mercato del lavoro e sulla libertà di licenziamento, e mai invece sui vincoli per creare lavoro e produrre lavoro. Quindi il tema torna ad essere quello dell'occupazione, del piano del lavoro, delle politiche regionali, dell'utilizzo dei fondi e delle politiche nazionali in questa direzione. Guardi, noi è lungo tempo che diciamo che c'è un effetto che è dipeso dalle politiche del paese, non solo della crisi, che ha diviso, contrapposto. Abbiamo denunciato come le stesse politiche del governo continuino a dividere e contrapporre tra di loro i lavoratori, e quindi pare evidente che bisogna che si facciano scelte innanzitutto a partire da chi governa, che uniscano le persone invece di dividerle, di contrapporre. Pare che il governo pensi delle organizzazioni sindacali come delle amministrazioni locali rispetto ai tagli, che quella straordinaria funzione che è quella che determina l'unità di un paese, che è data dalla mediazione sociale, dal trovare le soluzioni, dalle difendere innanzitutto i più deboli, siano tutte cose da abolire. Direi che questo è l'atteggiamento del governo.